Buongiorno a tutti. Allora, oggi sono le 8 del mattino e io mi sono alzata non da tantissimo, si vede, ma voglio farvi il video di come pulisco la camera da letto. Quindi questo sarà un video reale, non vi faccio vedere cose che non faccio abitualmente. Allora, al momento c'ho ancora gli scuri chiusi perché appunto mi sono alzata prima. Quindi per prima cosa apro gli scuri e le finestre, se riesco tutte e tre, se c'è vento tipo oggi ne apro solo due perché sennò fanno corrente d'aria. Poi inizio a disfare il letto. Messi i cuscini all'aria, ricordatevi, se avete i copricuscini, le fodere da mettere prima delle fodere quelle normali, quindi i copricuscini, come si chiama? Vabbè, quelle lì che servono per avere più igiene ancora. Praticamente, se avete quelle, ricordatevi di chiudere la cerniera quando le buttate a lavare, sennò la cerniera si spacca. Adesso procedo nel togliere il, come si chiama, l'altra punta del letto e la vado a sbattere di là. Poi quando andrò, e la lascio di fuori, quando andrò a rifare il letto la passerò anche con l'aspirapolvere. Adesso tiro sulle lenzuola e mi tiro via l'altra punta. Quindi ho tolto tutto, ho tolto anche il coprimaterasso. Il coprimaterasso lo vado a mettere un po' di fuori a prendere aria, semplicemente. Sarebbe meglio se ci fosse il sole, perché quando c'è sole la roba, voi anche i cuscini così, è meglio se la mettete al sole, perché il sole disinfetta ancora di più, cioè disinfetta, insomma, sì, fa un'azione disinfettante, non so, uccide i batteri, uccide le cose, quindi... quando c'è sole approfittatene a fare questi lavori. Oggi in questo caso non c'è, non ci assiste, però sarebbe stato meglio, ecco. Va bene, adesso ho alzato il materasso, infatti ho ancora mezzo fiatone, e lo lascio così che prenda aria. Adesso lascio tutta la stanza così incasinata per almeno un'oretta, almeno. Sarebbe almeno mezz'ora, dai, e poi dipende, se mi metto a fare qualcos'altro sta anche una, due, tre ore così la stanza. Potrebbe starci anche tutto il giorno così, ma siccome il letto voglio farlo prima di sera, allora rifaccio tutto prima di sera. I detersivi che vado a utilizzare sono questi. Allora, questo qui per i vetri, se vedo che sono sporchi, uso questo qua. C'è scritto che anche per i vetri, però lascia gli aloni, ve lo dico. Io non mi vado tanto a importare dei vetri, cioè non vado a vedere tanto se i vetri sono perfettamente puliti, giusto per togliere le macchie dei gatti, dei nasi dei gatti. Poi, e lo uso con lo Scottex, poi ho il pronto, questo è per il legno, quindi passo tutto il legno della stanza con questo pronto e con un panno in microfibra, che è questo qua. E questo è già usato, ma vedete, è praticamente pulito, quindi lo posso riutilizzare. E basta, quindi questo è quello che utilizzo per la stanza.
passata un'oretta posso riniziare a fare il letto volendo, se ho già le lenzuola pulite a disposizione, in questo caso ce le ho, e quindi posso passare a fare il letto per poi rispolverare e passare l'aspirapolvere. Tante volte prima di fare il letto passo già l'aspirapolvere, faccio il letto da capo, quindi copri materasso, lenzuolo sotto, lenzuolo sopra, trapunta, eccetera, e poi ripasso, rispolvero, passo l'aspirapolvere, cioè un doppio lavoro, perché odio avere la polvere in giro, però sì, è un sistema che utilizzo ogni tanto, non sempre, se no in genere prima faccio il letto, come vi ho detto in un altro video, e poi spolvero e passo l'aspirapolvere, perché non ha senso andare a spolverare e poi fare il letto, perché comunque le lenzuola hanno polvere, fanno polvere, e quindi si fa così. Mi raccomando, si fa così, perché sennò vi sporcate ancora di nuovo la stanza appena pulita, quindi non ha senso andare a spolverare prima di fare il letto. E quindi adesso mi prendo le lenzuola e inizio a rifare il tutto. Per avere ancora più igiene, se potete mettete fuori il materasso al sole, se potete. E ogni tanto bisognerebbe, se avete un materasso di questi qui, diciamo moderni, bisognerebbe lavare la fodera del materasso, perché questi qua hanno una fodera, questa qui esterna che vedete, questa qua, hanno la cerniera che corre lungo i lati e dentro hanno un'altra fodera, io quella lì non la posso, che è più fina, è molto più fina e ci sta anche nella mia lavatrice, invece questa qui grossa non ci sta. E quella foderina là io non la posso lavare purtroppo, perché ho ancora la garanzia su questo materasso e quindi non si può aprire, perché sennò il sigillo si rompe, e quindi io posso lavare solo la fodera, quella più pesante, quella esterna. Quindi se potete fate anche questo lavoro ogni tanto e passate l'aspirapolvere anche sul materasso per tirare via gli acari della polvere, la pelle morta, perché comunque va a finire anche nel materasso la pelle morta, quindi fa schifo da dire, però bisognerebbe passare l'aspirapolvere anche sul materasso. Quando il letto è tutto fatto, perfetto, finito, adesso posso finalmente passare a spolverare tutti i mobili di legno. E i vetri li ho fatti prima, sì, in effetti, però
sì, non ha importanza la sequenza di questo, cioè fare prima i vetri, poi il legno non ha importanza, insomma, basta pulire tutto. E l'aspirapolvere l'avete visto, l'ho passata anche sulla trapunta perché serviva. Poi questa trapunta tra un po' la cambierò e devo lavarla perché ce l'ho da tanto su e quindi la cambierò. Detto questo, passo a spolverare tutto. Se il tempo lo permette, lascio ancora le finestre aperte, quindi riapro anche l'altra ed è quello che faccio, riapro anche questa qui. E se il tempo non lo permette, perché magari è inverno e fa freddo, 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 allora non le tengo aperte tantissimo le finestre. Magari le apro più spesso durante la giornata. E spero che questo video vi sia piaciuto. Questo è quello che faccio io in genere tutte le volte che pulisco la stanza. Per ogni stanza faccio la stessa cosa, quindi passo prima la polvere o prima tolgo tutte le cose in mezzo, sistemo tutto, poi passo la polvere e poi passo l'aspirapolvere. In questo caso non pulisco il pavimento perché non ce n'è bisogno. E questo è quello che faccio. Spero vi sia piaciuto il video, lasciatemi un pollicione in su, condividete e lasciatemi anche un commento se vi va. E vi aspetto al prossimo video sulle pulizie, che non so quando sarà, non lo so. Non mi resta che salutarvi e ringraziarvi. Alla prossima, ciao!